Nel recente discorso a Bologna, Giorgia Meloni ha ringraziato calorosamente i presenti, sottolineando il supporto regionale e, in particolare, quello della candidata Elena, descritta come una figura di rilievo per Fratelli d'Italia. Meloni ha elogiato Elena per il suo contributo nel settore educativo e la sua capacità di rappresentare i valori di merito e libertà, centrali nel suo programma di governo per l'Emilia-Romagna. Meloni ha anche enfatizzato l'importanza dell'Emilia-Romagna come pilastro economico per l'Italia, evidenziando il ruolo del settore produttivo, industriale e agricolo della regione. Non ho avuto risposta. Non ho avuto risposta. Comunque, grazie Bologna. Grazie a questa sala gremita, perché ho visto le immagini. Grazie a chi è arrivato da ogni parte della regione. Grazie ad Antonio, a Matteo, a Maurizio. Ma soprattutto grazie a Elena, che è la nostra splendida portabandiera in questa sfida. Elena, Fratelli d'Italia, tutto il centrodestra sono orgogliosi di essere al tuo fianco. Elena è una donna libera, è una mamma, è un'imprenditrice ed è un'imprenditrice che ha saputo fare la differenza nel contesto più prezioso che abbiamo, che è il contesto dell'educazione, della crescita dei nostri figli e dei nostri giovani. E lo ha fatto senza mai rinunciare ai suoi valori, ai suoi principi. Ha costruito una realtà che si è affermata in questo territorio senza mai chiedere o cedere nulla, senza mai piegare la testa, e quel coraggio e quella voglia di merito e di libertà che lei incarna oggi sono anche alla base del suo programma di governo per l'Emilia Romagna. Perché l'Emilia Romagna è una delle locomotive della nostra nazione, è uno dei, diciamo, polmoni pulsanti del nostro sistema produttivo, del nostro sistema industriale, del nostro sistema agricolo. Ma non lo è grazie alla sinistra che l'ha sempre governata, direi che lo è nonostante la sinistra che l'ha sempre governata, lo è nonostante un sistema di potere che è stato abituato a premiare l'appartenenza più dell'intraprendenza, la tessera più del merito, l'affidabilità più dell'operosità. Tuttavia, ha criticato la gestione storica della sinistra, sostenendo che, nonostante il governo della sinistra, l'Emilia-Romagna si è sviluppata grazie alla determinazione e al merito delle persone. Concludendo, il discorso di Meloni è un richiamo a una nuova gestione basata su valori meritocratici, con un focus sulla libertà e sull'operosità. Se vi è piaciuto, vi invito a scoprire il prossimo capitolo. Seguitemi sui miei social, iscrivetevi, lasciate un like e i vostri commenti. Saluti dal pirata RB e buon vento, ciurma!